nuova giunta comunale Iglesias, il sindaco Emilio Gariazzo ha presentato stamattina la nuova squadra di governo che guiderà il comune iglesiense. La giunta è stata allargata da 5 a 7 membri. Vertenza Polar, ancora in fase di stallo la situazione di 13 lavoratori della fabbrica di Bentonite con sede a Piscinas. Gli operai licenziati nell'agosto 2015 chiedono di essere immediatamente reintegrati. Gianni Morandi, protagonista di una fiction girata nel Sulcis. Dal 26 settembre verrà girata nel nostro territorio la fiction Per amore di mia figlia, andrà in onda su Canale 5 nella primavera del prossimo anno. La località principale delle riprese sarà Carloforte. Derby di Coppa Italia, il Carbonia supera l'Iglesias per 3-0. La squadra allenata dal tecnico Andrea Marongiu si è imposta nettamente in trasferta contro la formazione guidata da Titi Podda. Nell'altro derby sulcitano il Siliqua ha battuto il Carloforte. Ben ritrovati su Canale 40, apriamo il nostro telegiornale con la politica locale. Questa mattina è stata infatti presentata la nuova giunta del sindaco Emilio Gariazzo, una giunta che si è allargata da 5 a 7 membri. Tutti i nomi degli assessori nell'intervista telefonica che abbiamo realizzato questa mattina con il sindaco di Iglesias. Sostanzialmente è un implementare un po' un organico di una compagine di giunta che ha lavorato intensamente, insomma, in questi anni su alcuni aspetti fondamentali anche di tipo pianificatorio. Ecco, abbiamo ritenuto opportuno ampliare un po' la giunta proprio per la gravosità anche del lavoro da fare. Abbiamo aperto delle partite importanti sull'urbanistica, sull'ambiente, sulla cultura e sul turismo, su cui abbiamo necessità, ecco, di avere molta energia e molto tempo da spendere. Per cui sostanzialmente vi è stato un allargamento della giunta che da 5 componenti passa a 7 componenti. Abbiamo un po' rimodulato i settori, vi sono degli ingressi, diciamo degli ingressi nuovi che sono due assessori, che sono militanti, insomma, del Partito Democratico, Francesco Melis e Alessandro Piria, Piero Serio che è rappresentante, era anche lui consigliere comunale della lista civica, e poi abbiamo un nuovo assessore anche ai servizi sociali, che è Clorinda Forte, che è una professionista, una psicologa, che appunto dedicherà anche una parte del suo tempo all'impegno della giunta. Sostanzialmente quindi sono state quindi confermate la delega appunto al turismo, alla cultura, all'assessore Franceschi, che è anche il vice sindaco, i lavori pubblici all'assessore Barbara Mele, il bilancio, la programmazione, il personale all'assessore Gianfranco Montis, mentre l'assessore l'assessore Melis avrà la delega dell'ambiente, del decentramento, dell'innovazione tecnologica, l'informatizzazione, quindi, mentre l'assessore Alessandro Piria sarà il responsabile delle attività produttive e del settore del patrimonio, che è un settore molto importante, quando l'Iglesias ha un patrimonio da amministrare, insomma, molto importante. E continuiamo con la politica. Al comune di Carbonia sono state ufficializzate le commissioni consigliari permanenti. Sentiamo da chi saranno composte e chi saranno i presidenti in questo servizio. Il Comune di Carbonia ha ufficializzato la composizione delle commissioni consigliari permanenti e i relativi presidenti. La prima commissione, affari istituzionali, generali, personale, polizia locale, cultura, sport, politica giovanile e turismo, presieduta da Maurizio Soddu del Movimento 5 Stelle, è composta dai grillini Manolo Cossu, Silvia Pinna ed Eleonora Cera, mentre l'opposizione è rappresentata da Pietro Morittu del Partito Democratico. La seconda commissione, lavori pubblici, ambiente, infrastrutture, urbanistica, protezione civile, viabilità e trasporti, ha come presidente il grillino Mauro Uccheddu, coadiuvato da Angelo Rosas, Mauro Careddu e Marco Serafini per il Movimento 5 Stelle.
mentre l'opposizione è formata da Federico Fantinel, Ugo Piano e Fabio Usai. La terza commissione, programmazione, finanze, tributi, attività produttive e sviluppo economico, presieduta da Matteo Piras del Movimento 5 Stelle, è composta dai grillini Sabrina Soru ed Elio Loi, mentre l'opposizione è rappresentata dall'ex sindaco Giuseppe Casti e da Michele Stivaletta. La quarta commissione, servizi sociali, pubblica istruzione, politiche della casa e patrimonio, presieduta da Daniela Marras del Movimento 5 Stelle, è formata per la maggioranza da Giorgio Santoro e Adolfo Lebiu, mentre per la minoranza da Massimo Usai, Yvonne Fraternale e Daniela Garau. La quinta commissione, garanzie e controllo, è presieduta da Massimo Usai, consigliere di opposizione. Il vicepresidente è il grillino Elio Loi. All'interno della commissione garanzie e controllo sono presenti anche i consiglieri di minoranza Fabio Usai e Michele Stivaletta. E adesso le tematiche del lavoro, torniamo a parlare dell'avvertenza Polar SRL, ovvero la fabbrica di Piscinas operante nell'estrazione e nella lavorazione della bentonite, dove 13 lavoratori licenziati ad agosto 2015 chiedono di essere immediatamente reintegrati sulla base di un'ordinanza del giudice del lavoro. I dettagli in questo servizio. E ancora in fase di stallo la situazione dei 13 lavoratori della Polar SRL, la fabbrica di Piscinas operante nell'estrazione e nella lavorazione di bentonite. Nonostante un'ordinanza del giudice del lavoro abbia disposto l'immediato reintegro dei 13 lavoratori licenziati nell'agosto 2015, a tutt'oggi i lavoratori non sono stati ancora riassunti. A tenere alta l'attenzione su questa avvertenza è stato il consigliere regionale di SEL, Luca Pizzuto, che in una nota stampa, in merito al mancato reintegro dei lavoratori della Polar SRL, ha affermato che questo adempimento non sembra essere nei piani dell'azienda, la quale vorrebbe anzi barattare il diritto al lavoro e alla dignità con un'esigua quanto impropria offerta economica risarcitoria. Noi crediamo che il Sulcis, le sue famiglie e i suoi lavoratori, ha rimarcato Luca Pizzuto, meritino di ospitare imprenditori seri, capaci e pronti ad investire con impegno e lungimiranza. Il consigliere regionale di SEL ha annunciato che nei prossimi giorni presenterà un'interpellanza da discutere in consiglio regionale. L'obiettivo è far sì che la presidenza della giunta regionale acquisisca tutte le informazioni necessarie per risolvere definitivamente questa avvertenza, restituendo il diritto al lavoro per i 13 operai della Polar SRL. Anche il parcheggio multipiano di Via Verona a Carbonia diventerà presto a pagamento, ma per ora risultano in disuso poiché la struttura è chiusa al pubblico. Al riguardo abbiamo intervistato il consigliere comunale d'opposizione Michele Stivaletta. Michele Stivaletta, membro del gruppo misto in consiglio comunale, oggi ha presentato una mozione per la riapertura del parcheggio multipiano. Sì, abbiamo portato all'attenzione del Consiglio un tema chiaro a quelli che sono gli operatori del centro cittadino, gli operatori commerciali intendo e gli abitanti, in quanto una struttura che è costata diversi milioni di euro e che conta 120 posti auto, poco più, risulta oggi chiusa e quindi noi stiamo chiedendo con quali modalità, in quali tempi possa essere riaperta. Abbiamo ricevuto una risposta parziale, però noi chiedevamo eventualmente di dare anche una risposta immediata e una riapertura per quanto riguarda appunto gli operatori del centro. Grazie. È entrato nel vivo dall'inizio di settembre il SIA, ovvero il sostegno per l'inclusione attiva per contrastare la povertà. È possibile presentare la domanda per accedere al contributo, che può variare da 80 a 400 euro mensili a seconda del numero dei componenti della famiglia, sino al 31 ottobre 2016, che risulta essere il termine ultimo. In tutto sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro. E cambiamo radicalmente argomento. A breve prenderanno il via le riprese della fiction Per amore di mia figlia, interamente girate nel Sulcis, in particolare a Carloforte. Il protagonista sarà Gianni Morandi. Sentiamo. Una grande vetrina per il nostro territorio. La fiction Per amore di mia figlia, con protagonista Gianni Morandi, verrà girata a partire dal 26 settembre a Carloforte, Sant'Antioco e in altre località del Sulcis. La presenza dell'attore, cantante e conduttore televisivo Gianni Morandi si annuncia già come una garanzia del successo della fiction televisiva. L'iniziativa nasce da un progetto di collaborazione stipulato dall'Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio con la Lux Vide SPA, una società italiana leader nel settore che prevede la realizzazione immediata di una serie iniziale di 6 puntate che andranno in onda in prima serata su Canale 5 a marzo-aprile 2017.
L'obiettivo è promuovere il nostro territorio dal punto di vista turistico e portare la Sardegna all'attenzione del grande pubblico nazionale. La visibilità data alle nostre coste potrebbe avere importanti ricadute positive dal punto di vista turistico. Ma non solo, la fiction sarà una vera e propria occasione lavorativa. La società di produzione sta già selezionando circa un centinaio di comparse di tutte le fasce di età. Il supporto tecnico del progetto è garantito dalla Fondazione Film Commission. Appuntamento per domani, martedì 20 settembre alle 10, perché inizierà al parco di Villa Sunci a Carbonia la conferenza stampa di presentazione della festa di Sinistra Ecologia e Libertà, ovvero di Sana e Robusta Costituzione, che durerà sino al 25 settembre. Durante la conferenza sarà esposto il programma della festa e gli ospiti che vi parteciperanno. Adesso passiamo alla pagina sportiva, parliamo del Carbonia Calcio che ha battuto la Monteponiglesias nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Sentiamo. Buona la prima per il Carbonia Calcio. I ragazzi allenati dal mister Andrea Marongiu hanno battuto in trasferta la Monteponiglesias per 3-0 nel derby valido per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Una gara dominata in lungo e largo dai bianco-blu che hanno ipotecato la vittoria già nella prima frazione di gioco. Ancora lavori in corso invece per la formazione iglesiente allenata dal tecnico Titti Podda. I marcatori del match sono stati Giuseppe Corona, autore di una doppietta di pregevole fattura, e Marco Foddi che ha siglato il terzo gol per la squadra carboniense. Il Carbonia vanta un'ottima tradizione in Coppa Italia, basti pensare che lo scorso anno è andato a un passo dalla vittoria del trofeo, cedendo soltanto ai calci di rigore nella finale contro il Bosa. Intanto, nel tabellone del primo turno eliminatorio di Coppa Italia, era previsto anche un secondo derby sul Citano, vinto dal Siliqua sul campo del Carloforte con il punteggio di 4-2. Domenica prossima sono previste le gare di ritorno. E ancora lo sport, questa volta parliamo di Cagliari e lo facciamo nel servizio di Renato Scano. Cagliari, la prima gioia, attaccanti rossoblu scatenati e Rafael para un rigore, stesa all'Atalanta. Ci pensa Marco Borriello con una doppietta, la prima in campionato con la maglia rossoblu dopo il poker di Coppa Italia contro la SPAL, a mettere fine al momento no del Cagliari, a tacere tutte le male lingue che volevano Massimo Rastelli a rischio, nonché conquistare il primo successo stagionale in campionato. Il primo in Serie A per il tecnico rossoblu. 3-0 secco sull'Atalanta, adesso la formazione sarda può affrontare con maggiore serenità il campionato che già tra due giorni la vedrà di fronte al delicato ma allo stesso tempo suggestivo confronto in casa della Juventus. A fare la parte del Leone oltre all'attaccante partenopeo è stato Marco Sau, i due formano la coppia d'oro in casa isolana. A dare una mano ai due scatenati attaccanti è stata tutta la squadra che è scesa in campo con il piglio giusto, a cominciare da una difesa ermetica guidata dal portiere brasiliano Rafael, che è sceso in campo al posto dello squalificato Storari, ha attinto a tutta la sua esperienza per abbassare la saracinesca e dare tranquillità al reparto. È riuscito anche a ipnotizzare Paloschi, al quale ha intercettato la conclusione dagli 11 metri, mettendo in cassaforte una grande fetta del successo rossoblu. Bella anche la prestazione di João Pedro, che è rientrato dopo oltre un mese di assenza, ha dettato i tempi della manovra isolana, sfiorando anche il gol e appoggiando i compagni. Per lui un'ora di buon calcio e tanto acido lattico al termine della sfida, ma anche la consapevolezza di essere tornato a disposizione per dare il suo contributo alla salvezza. Dall'altra parte i bergamaschi hanno potuto poco contro i padroni di casa, che si sono subito presentati molto minacciosi dalle parti di Berisha. Gasperini ci avrebbe tenuto a fare bella figura e magari giocare un brutto scherzetto a Rastelli, al quale sembrava dover soffiare la panchina quest'estate, ma nella sfida tra tecnici ha dovuto arrendersi al suo collega cagliaritano, che ha festeggiato il successo con una grande liberazione. Del resto gli isolani non hanno mai corso il minimo rischio, tenendo per tutti e 90 i minuti ben saldo tra le mani il pallino del gioco. La stagione per il Cagliari ricomincia da qui, non c'erano misteri dietro le sconfitte, non ci sono prodigi da tirare in ballo per questa vittoria, il cantiere rossoblu è ancora aperto, ma Rastelli con la forza dei nervi distesi e con la fermezza nelle scelte gli ha dato una bella ripulita, spazzando l'ansia, l'insicurezza, anche l'emozione inevitabile quando ci si trova nel bel mezzo di quello che resta il campionato più difficile al mondo. Con lo sport è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio adesso alle previsioni meteo e poi Noa Sincurzio, il nostro telegiornale in lingua sarda condotto da Giovanna Dessì. Vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.
Previsioni per martedì 20 settembre. Nubi e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest e nord-ovest con intensità di 19 km orari, possibili raffiche fino a 24 km orari. Temperature minime comprese tra 18 e 21 gradi e massime comprese tra 22 e 26 gradi.